ANSA Voice. Il ruolo di regioni ed enti locali nello sviluppo economico e sociale dell'Unione Europea e nel processo di transizione verde è stato al centro della 20ª edizione della Settimana Europea delle Regioni, che si è svolta la scorsa settimana a Bruxelles all'insegna dello slogan «Nuove sfide per la coesione dell'Europa». Con questa notizia vi diamo il benvenuto al nuovo appuntamento con i podcast di ANSA sulle politiche regionali europee. Il podcast che, grazie al contributo dell'Unione Europea, vi porta le informazioni più aggiornate su Bruxelles e le regioni italiane. La Settimana Europea delle Regioni è la più importante manifestazione dedicata alla politica regionale e viene organizzata ogni anno. Si tratta di un evento della durata di 4 giorni, nel corso dei quali le città e le regioni europee presentano esempi della propria capacità di creare crescita e occupazione e di attuare la politica di coesione dell'Unione Europea per dimostrare l'importanza del livello locale e regionale all'interno della governance europea. Tra i temi principali affrontati in questa edizione, la transizione verde e quella digitale, la coesione territoriale, l'emancipazione dei giovani e la ripresa sostenibile come risposta alle attuali emergenze e le conseguenze delle crisi di questi anni. Per l'Italia hanno partecipato alla 4 giorni delle regioni europee, tra gli altri, i presidenti delle regioni Piemonte, Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, i quali hanno espresso le preoccupazioni dei territori rispetto alla crisi energetica in corso, ma anche le loro visioni su quali siano le sfide centrali che la politica di coesione deve affrontare. A Bruxelles era presente anche il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, il più grande network di città europee, Dario Nardella, che è relatore di un parere votato all'unanimità nel corso della plenaria sul documento che impegna le città e le regioni europee nella ricostruzione delle città ucraine. Nel corso dell'evento è stato presentato da parte del presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Vasco Alves Cordeiro, e dalla commissaria europea alla coesione, Elisa Ferreira, anche il rapporto annuale sullo stato delle città e delle regioni, dove, tra l'altro, è illustrato l'impatto della guerra in Ucraina sulle regioni e quello della crisi climatica. Dal barometro regionale e locale è emerso che l'82% degli italiani ritiene che le politiche e i fondi regionali 2021-2027 vadano adattati al nuovo contesto e usati per attenuare l'impatto delle conseguenze della guerra in Ucraina. Uno dei temi più dibattuti nel corso della settimana è stato proprio quello sul possibile utilizzo dei fondi europei destinati alla politica di coesione 2014-2020 per ammortizzare i costi delle bollette. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo podcast ANSA sull'attualità delle politiche regionali dell'Unione Europea, realizzato con il contributo dell'Unione Europea.